Ciao ragazzi, l'Inter ha acquistato Christian Eriksen per circa 20 milioni di euro. Andiamo ad analizzare il giocatore tatticamente e tecnicamente e cerchiamo di capire che ruolo potrà avere nella squadra di Antonio Conte. Negli ultimi anni al Tottenham Eriksen ha giocato in più ruoli, dal trequartista alla mezzala sul centro-sinistra o sul centro-destra. Qua lo vediamo inserito in un centrocampo a tre con Sissoko e Dier e anche in un 3-5-2 con Alli e Winks. Infatti, come possiamo vedere dall'app di OneFootball, che potete scaricare dal link in descrizione, Eriksen alcune volte ha giocato proprio nel 3-5-2, il modulo preferito da Antonio Conte. In altre occasioni, invece, come si vede spesso in nazionale, il danese gioca spesso da trequartista in mezzo al campo. Le caratteristiche del giocatore però sono quelle di interpretare un ruolo da regista, sia offensivo quando gioca da trequartista, sia in zona più arretrata quando invece gioca a centrocampo e spesso va a prendere il pallone in mediana. In questa occasione lo vediamo che dal centro del campo si sposta vicino al possessore di palla. In questo modo può ricevere il pallone e impostare lui l'azione. Questo movimento a scendere in mezzo al campo e entrare nel vivo del gioco, così da poter gestire la manovra offensiva, lo effettua davvero molto spesso e di conseguenza appena passato il pallone tende a seguirlo, in modo da rimanere sempre vicino al possessore di palla. Anche quando gioca in posizione da trequartista la sua posizione rimane comunque libera e le sue impostazioni non cambiano, infatti anche da una posizione molto offensiva tende a ritornare sempre di più in mezzo al campo. Questi suoi movimenti sono abbinati a una tecnica sopraffina, ma i tifosi dell'Inter non si dovranno aspettare un giocatore spettacolare e predisposto al dribbling, piuttosto il numero 23 è un giocatore più concreto che tende a giocare con pochi tocchi a velocizzare l'azione. Inoltre effettua spesso dei passaggi semplici e basilari, che però diventa di fondamentale importanza quando la difesa avversaria è schierata e bisogna trovare degli spazi. Oltre a queste caratteristiche, ovviamente Eriksen abbina anche una buona dose di verticalità. Infatti i lanci lunghi in verticale sono davvero precisi se partono dai piedi del numero 23 e i passaggi filtranti arrivano molto spesso a destinazione. Collegato a quanto detto prima del giocare semplice, Eriksen molto spesso gioca di prima, sia con appoggi facili sia in situazioni più complicate. E oltre a questo è un giocatore davvero fluidificante per la squadra, effettua molti cambi di gioco e cerca sempre lo spazio libero in mezzo al campo, il tutto con estrema velocità di esecuzione e pensiero. Queste sue abilità si palesano sia in zona arretrata del campo quando va a prendersi il pallone in mediana, sia in zona più offensiva quando appunto gioca da trequartista e quindi può agire da regista offensivo negli ultimi metri di campo. A questa abilità palla al piede Eriksen abbina le sue caratteristiche da trequartista. Infatti il giocatore danese agisce spesso negli spazi fra le linee, andando a trovare lo spazio libero alle spalle degli avversari. E anche se schierato largo in un 4-2-3-1, lui tende a stringersi sempre verso il centro del campo, in modo da potersi far trovare dal possessore di palla con un passaggio verticale. Viste le sue caratteristiche, Eriksen può ricoprire dunque più ruoli. Quando gioca da trequartista, tende a svariare in mezzo al campo e farsi vedere fra le linee per la verticalizzazione. E anche quando invece è schierato esterno, anche qua stringe verso il centro del campo. Le sue caratteristiche però, come abbiamo detto, sono quelle anche di andare verso il centro del campo e farsi dare il pallone, in modo tale da poter impostare l'azione con lanci lunghi o giocando veloce di prima. Anche in fase offensiva comunque il giocatore è presente, infatti si inserisce spesso in area di rigore quando la sua squadra sale in maniera decisa. E spesso quando la prima punta si sposta dalla sua posizione, magari per andare a fare delle sponde, è lui a prendere il suo posto e dunque ad agire da attaccante aggiunto, effettuando dei movimenti in profondità pronto a farsi servire dai compagni. In altre occasioni però si è potuto vedere anche un Eriksen agire quasi da seconda punta, rimanendo al fianco dell'attaccante principale fisico che al Tottenham era rappresentato da Harry Kane. In queste posizioni di campo più avanzate si palesano altre abilità tecniche di Eriksen. La principale è quella di giocare con tranquillità anche quando pressato da molti uomini. Infatti il giocatore danese, anche quando sotto pressione, dà sempre l'idea di saper quello che deve fare e di farlo con tranquillità e molto spesso anche con efficacia. Altra qualità che di certo non è da sottovalutare è quella dei cross. Infatti il numero 23 è davvero uno specialista in questo fondamentale. Spesso utilizza il suo piede destro sia da destra che da sinistra, ma non è stato raro vedere anche qualche cross di sinistro, sia quando obbligato sia quando la situazione lo richiede.
Questa abilità ovviamente si tramuta anche nella sua grande qualità a poter calciare i corner. Infatti spesso al Tottenham è stato lui l'incaricato per questi calci da fermo. Dal 2013, da quando è passato dall'Ajax al Tottenham, Eriksen ha collezionato 62 assist in 226 partite, con una media di 51,8 passaggi a partita. Questi numeri evidenziano quanto detto fino ad ora. Alcuni di questi assist arrivano dai corner, dove appunto abbiamo detto che il numero 23 è uno specialista, mentre altri da cross in azione in svolgimento, dove Kane e Adebayor negli anni hanno dovuto spesso ringraziare il loro compagno di squadra. E oltre a queste situazioni, ovviamente anche i calci da fermo da posizioni differenti hanno spesso portato a un gol del Tottenham. Per quanto riguarda i gol segnati direttamente dal numero 23, sono stati 51 in queste 6 stagioni, con una media di 2,5 tiri a partita. Alcuni di questi gol arrivano da punizione, dove Eriksen è un vero e proprio specialista. Il numero di reti da calcio da fermo è 8, mentre con il destro ha segnato 28 gol, di sinistro 21 e di testa solamente 1. Le realizzazioni su azione arrivano specialmente da inserimenti in area di rigore, dove Eriksen è bravo a prendere il tempo agli avversari, e da conclusioni da fuori area, dove il danese spesso si rivela un gran tiratore. Dei 584 tiri effettuati nella sua carriera al Tottenham, 213 sono stati effettuati in porta, con un'accuratezza del 36%. Se qualcuno si sta interrogando sullo stato di forma di Eriksen negli ultimi anni, i numeri parlano per lui. Nella stagione 2018-19, in 35 partite, 8 gol e 12 assist. L'anno prima, 37 partite, 10 gol e 10 assist. Nel 2016-17, 36 partite, 8 gol e 15 assist. Una pecca che però ho riscontrato in questo giocatore è la sua fase difensiva. Alcune volte al Tottenham infatti ha avuto un ruolo relativo nella fase difensiva, agendo al fianco di Kane e potendo lasciare gli avversari giocare senza troppa pressione. In altre occasioni invece, quando è stato schierato centrocampista, la sua predisposizione alla pressione è piuttosto leggera, e anche quando si ritrova nell'uno contro uno, per l'avversario è un po' troppo facile scivolare via. Comunque la sua predisposizione ad aiutare la squadra è buona, infatti anche quando deve controllare il suo avversario a palla lontana, ovviamente svolge il suo compito, anche perché con la sua intelligenza tattica spesso riesce a prevedere il passaggio degli avversari e intercettarli. Inoltre, quando la squadra ha bisogno del suo aiuto in fase difensiva, come vediamo in questa situazione con la Danimarca, non esita a tornare ad aiutare i compagni. Dunque, quale potrà essere il ruolo di Eriksen nell'Inter di Antonio Conte? Sicuramente potrà effettuare la mezzala, come faceva un po' Sensi a inizio stagione, ovvero andandosi a inserire fra le linee. E inoltre anche al Tottenham alcune volte ha effettuato un movimento che si vede spesso nell'Inter, ovvero quella di tagliare sulla fascia e andare a formare un asse con l'esterno. Inoltre lui, giocando anche a volte esterno nel 4-2-3-1, sa comunque come potersi disimpegnare anche sulla corsia laterale. Un altro possibile impiego che Antonio Conte dovrà provare è quello di far giocare il danese trequartista dietro alle due punte. Ovviamente Lukaku e Lautaro ormai sono imprescindibili e la loro affinità non si potrà toccare. Però bisognerà anche capire se questo assetto con soli due centrocampisti sarà sostenibile per la squadra, soprattutto in fase difensiva. Infatti il Tottenham, quando giocava con Eriksen e altri tre giocatori offensivi come Son, Ali e Kane, schierava a centrocampo due mediani di vera rottura come Dyer e Winks, schieramento che l'Inter difficilmente potrebbe ripetere. Comunque, al di là del ruolo da trequartista o da mezzala, Eriksen seguirà le sue caratteristiche. Infatti spesso lo vedremo andarsi a inserire fra le linee e spesso lo vedremo anche tornare in mediana, come abbiamo detto prima, per ricevere il pallone e impostare l'azione. E anche in fase offensiva sarà lui a gestire l'azione e a servire i movimenti di Lukaku e Lautaro e degli esterni che salgono. La sfida principale di Antonio Conte su questo giocatore sarà quello di migliorarlo in fase difensiva. Infatti vediamo spesso un Inter che pressa alto e forte con grande convinzione. Eriksen, come abbiamo visto in questo particolare, non eccelle, e se l'allenatore nero-azzurro lo riuscirà a migliorare anche sotto a questo aspetto, allora avremo di fronte un giocatore davvero completo. Ragazzi, spero che questa analisi su Eriksen vi sia piaciuta.
Se così è stato, lasciate un like. Inoltre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo giocatore. Noi ci vediamo un prossimo video.